I ragazzi iniziano le prove con la scena di Pinocchio, è una delle tante scene del nostro spettacolo, uno spettacolo di rappresentazione teatrale combinatoria, uno spettacolo surreale. Partiremo con Dante, poi continueranno con Pinocchio, ci saranno tante storie messe insieme, tenute insieme da un filo conduttore che comunque è il riscatto, quindi alla fine i nostri protagonisti, anche se hanno delle storie difficili alle spalle, cambieremo la storia, ci cambieranno proprio la storia degli eventi. Li abbiamo lasciati molto liberi di esprimersi, molte delle scene che voi vedrete, delle musiche anche scelte per la rappresentazione sono tutte frutto dell'inventiva, della fantasia dei ragazzi. Certamente non devono imparare a recitare, ma devono trovarsi bene fra di loro, devono creare una sorta di aggregazione, cioè deve essere un momento di aggregazione forte e importante perché è giusto che sia così. Abbiamo cercato di far uscire al massimo la valenza cooperativa del teatro. Il teatro è strutturalmente cooperativo. Ecco, abbiamo tentato di metterlo in pratica fino in fondo. Quindi creando quello che è uno spazio aperto ed è uno spazio non definito una buona volta per tutte, quindi per definizione non giudicante. Abbiamo cercato di far squadra, abbiamo cercato di costruire gruppo, cercato di favorire le relazioni sociali, quindi uno spazio che si è costruito, ricostruito ogni volta, durante ogni prova. Davvero quello che conta e non è un luogo comune, è per noi il processo, tutto quello che è stato fatto fino a un attimo prima di andare in scena.